Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come installare Windows e una distribuzione Linux a nostra scelta in dual boot in modalità UEFI. Mi raccomando, seguite questo video passo passo in quanto vi darò dei consigli utili per evitare di incappare in alcuni errori che potrebbero precludere il funzionamento a lungo termine del nostro setup. Non perdiamoci in chiacchiere e procediamo. Per prima cosa, procuriamoci una chiavetta USB da almeno 8 GB, dopodiché scarichiamo l'ultima versione di Windows 10 attraverso lo strumento di download di Windows 10. Terminato il download della ISO, masterizziamola sulla nostra chiavetta USB con Rufus. Al completamento, rimuoviamo la chiavetta. Riavviamo il PC e prepariamoci con l'installazione di Windows 10. Arrivati alla prima schermata del setup di Windows 10, dobbiamo aprire la console per creare manualmente le partizioni per Windows. Questo passaggio è fondamentale per costruire nel modo giusto la partizione EFI da dedicare ad entrambi i sistemi operativi. Solitamente chi si affaccia per la prima volta al mondo Linux lo fa installando in dual boot il sistema operativo, affiancandolo ad una installazione esistente di Windows 10. Il problema di fondo è che la partizione EFI è stata creata sulla base dei requisiti imposti da Windows. Nelle prime versioni di Windows 10, la partizione EFI veniva dimensionata a 100 MB, spazio poi allargato a 260 MB nelle ultime versioni di Windows. Questo è effettivamente un problema, in quanto lo spazio minimo richiesto da un sistema operativo Linux per la partizione EFI è di circa 500 MB. Lo stesso ragionamento si può fare per chi volesse installare addirittura macOS in triple boot, come ho fatto io sulla mia workstation. Iniziate quindi a capire che i 260 MB allocati dall'installazione di Windows iniziano a stare stretti. Ok, fatte quindi le dovute premesse, premiamo Shift F10 sulla nostra tastiera per aprire la console di Windows e creare tre partizioni. La partizione EFI, OSP, la partizione MSR e la partizione NTFS da allocare a Windows. Vi ricordo che queste operazioni sono distruttive, in quanto andremo a formattare e ripartizionare il disco fisso. Eseguiamo quindi diskpart e successivamente digitiamo list disk per analizzare i dischi disponibili nel sistema. Identifichiamo il disco di riferimento attraverso la sua dimensione e selezioniamolo digitando Select Disk 0 nel mio caso. Digitiamo Clean per formattarlo e Convert GPT per assicurarci di usare GPT come formato. Iniziamo a creare la partizione EFI. Digitiamo Create Partition EFI Size uguale 500. Dopodiché la formattiamo con format quick fs uguale FAT32 label uguale system. Terminato il lavoro con la partizione EFI, passiamo alla partizione MSR. Digitiamo create partition MSR size uguale 16. Adesso creiamo la partizione da dedicare a Windows 10. Digitiamo create partition primary. Size uguale 250.000, in quanto voglio allocare 250 GB del mio intero disco da 500 GB a Windows 10. La dimensione da allocare è a vostra discrezione. Siate abbastanza lungimiranti, evitando di allocare troppo o poco spazio ad entrambe le partizioni. Formattiamo quindi la partizione con format quick fs uguale NTFS label uguale Windows. Bene. Terminato questo lavoro, chiudiamo la console e andiamo ad installare Windows 10. Qualcuno di voi potrebbe già conoscere i passaggi, quindi sarò abbastanza rapido nell'eseguire l'installazione di Windows 10. Arrivati a questa schermata, dopo aver scelto la lingua, clicchiamo Avanti e poi Installa. Per il momento salto la procedura di installazione del Product Key. Seleziono la versione di Windows. Accettiamo le condizioni di licenza, clicchiamo personalizzata e a questo punto, come potete vedere, le partizioni che abbiamo creato precedentemente sono già state costruite, quindi andiamo a selezionare la partizione di Windows e clicchiamo avanti. A questo punto attendiamo l'installazione.
Dopo i primi due riavvii, procediamo con la configurazione di Windows 10. Selezioniamo la zona Italia. Selezioniamo il layout della tastiera. Scegliamo la tipologia di configurazione, nel mio caso uso personale. Per il momento non collego un account Microsoft. Creo un account. Imposto una password. È necessario impostare una domanda di sicurezza. Scegliamo se attivare o meno il riconoscimento vocale, a me non interessa, vado avanti. Consentiamo o meno a Microsoft di utilizzare la mia posizione. Non mi interessa attivare la funzione Trova il mio dispositivo in quanto si tratta di un dispositivo desktop. Inviamo i dati di diagnostica a Microsoft. Non mi interessa inviare dati riguardo a penna e digitazione in quanto non li utilizzerò. E consentiamo i dati di diagnostica. Ovviamente queste impostazioni le scegliete in base ai vostri gusti e preferenze. No, non consento. Non ho intenzione di sincronizzare le mie attività. E non mi interessa utilizzare Cortana. Attendiamo la solita intro di Windows 10 fino a che non ci porterà sul desktop. Ok, siamo su Windows, direi che l'installazione è completata, facciamo giusto un check con gestione computer o gestione disco per verificare se le partizioni sono state create in maniera corretta. Perfetto, abbiamo i 500 MB della partizione EFI, il disco e lo spazio vuoto nel quale andremo ad installare Linux. Chiudiamo gestione computer, spegniamo il PC e procediamo con la seconda parte, l'installazione di Linux. Ok, come variante Linux io ho scelto Ubuntu 20.04 LTS in quanto è uno dei sistemi operativi Linux più semplici da utilizzare, da configurare e da imparare ad utilizzare dall'inizio. Ovviamente la procedura è analoga, potete scaricarlo. Se volete installare Ubuntu potete trovare nel mio canale un video su Ubuntu in cui illustro passo passo l'installazione e il download. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'installazione e il download di Debian, c'è un altro video nel mio canale su come farlo. Ad ogni modo vi lascio il link in descrizione e potete cliccare anche qui nella scheda in alto. Ok, apriamo quindi Rufus, selezioniamo la ISO scaricata di Ubuntu, selezioniamo la chiavetta utilizzata precedentemente per l'installazione di Windows e per il resto lasciamo tutto a default, clicchiamo avvia su Rufus, scriviamo l'immagine in formato ISO. Attendiamo il termine della scrittura dei dati, dopodiché di nuovo rimuoviamo la chiavetta, riavviamo il PC e passiamo all'installazione di Ubuntu in dual boot. Al riavvio selezioniamo Ubuntu, selezioniamo italiano e facciamo installa Ubuntu. Andiamo avanti. Spuntiamo installa software di terze parti e andiamo avanti. Adesso dobbiamo partizionare l'altra parte del nostro hard disk per poterci piazzare le partizioni di Ubuntu e di Swap. Quindi selezioniamo Altro e partizioniamo manualmente il disco. Selezioniamo Spazio libero, clicchiamo sul più e creiamo una partizione logica da piazzare alla fine di questo spazio di tipo Swap, che deve essere essenzialmente di dimensioni 1 a 1, deve essere, io consiglio una dimensione 1 a 1 rispetto alla quantità della RAM. In questo caso ho 4 GB di RAM, quindi lo dimensiono a 4096 MB. Dopodiché clicchiamo OK. Riprendiamo di nuovo lo spazio libero e il restante lo dedichiamo alla partizione ext4 con journaling, con punto di mount slash, all'interno del quale andremo ad installare Ubuntu. Mi raccomando, il tipo della nuova partizione è primaria. Selezioniamo quindi la partizione ext4 appena creata e clicchiamo installa. Acconsentiamo alle modifiche. Selezioniamo il fuso orario, andiamo avanti. Impostiamo un nome utente, il nome del computer ed una password. Andiamo avanti. E attendiamo l'installazione di Ubuntu 20.04 LTS.
Terminata l'installazione, Ubuntu vi propone un riavvio del sistema, quindi clicchiamo Riavvia ora. Al primo riavvio, Grub vi mostrerà l'elenco dei sistemi operativi installati sul vostro PC. Al primo posto c'è Ubuntu, che abbiamo appena terminato di installare. Al terzo posto c'è il Windows Boot Manager, che vi consente di avviare Windows 10. Quindi abbiamo installato con successo un sistema operativo Windows e un sistema operativo Linux in dual boot. Prima di cantare vittoria, però, verifichiamo se ogni entry di Grub funziona e quindi il sistema operativo selezionato parta. Partiamo da Ubuntu. Ok, il primo avvio di Ubuntu si presenta verosimilmente così. Bisogna impostare le varie preferenze. Andiamo avanti. Ok. Diciamo che verosimilmente il sistema è pronto e che quindi possiamo riavviare per provare Windows 10. Ecco di nuovo Grub che ci presenta la lista dei sistemi operativi, selezioniamo Windows Boot Manager e anche in questo caso Windows 10 si è avviato correttamente. Inserisco la password per entrare all'interno del sistema operativo, però direi che è tutto come da programma. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete dubbi, domande o perplessità, non esitate a lasciarmi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di attivare la campanellina per ricevere puntualmente le notifiche sui nuovi video in uscita. Io vi saluto, per oggi è tutto, alla prossima!